Dolcezza ben approdata in IREX Fornelli. Oggi andiamo a preparare l'uovo di Pasqua fatto in casa. Quindi, come prima cosa, ho sciolto del cioccolato e poi lo verso all'interno. Dopodiché, ruoto e rivesto tutta la superficie. Quindi, il movimento che devi fare è questo: rotatorio. E sbatti per allontanare in tutti i punti. Se lavorerai con il cioccolato bianco, devi fare più in fretta, perché quello tende a consolidarsi più velocemente. Faccio colare l'eccesso. È finito il nostro lavoro, lo lasciamo asciugare a temperatura ambiente. Dopodiché andiamo a procedere con il secondo strato, sempre nello stesso modo. Ok, fatto anche il secondo strato, lo andiamo semplicemente a lasciare asciugare sempre a temperatura ambiente e poi sarà pronto per essere tolto dallo stampo e per essere riempito di tante golosità. Quando sarà completamente asciutto, come in questo caso, e si capisce dal fatto che il cioccolato è completamente opaco, lo andiamo a staccare dallo stampo molto, molto delicatamente. Una volta che togli un lato, il resto viene da sé. Per la crema andiamo ad unire mascarpone con crema alle nocciole e poi incorporiamo la panna montata ben fredda di frigorifero con movimenti dal basso verso l'alto per non farla smontare. Non sto aggiungendo zucchero perché logicamente è già presente nel cioccolato, nella panna e nella crema di nocciole, quindi non avrebbe senso andare a caricare di altro zucchero. E la trasferiamo all'interno di una sacca poche o, come nel mio caso, in una siringa per dolci. E la stessa cosa la andiamo a fare con la panna. E andiamo a farcire il nostro uovo alternando i colori. E veniamo alla decorazione. Io nella parte bianca vado a mettere della granella di nocciole per andare a richiamare il gusto del Kinder Bueno. Non esagero perché voglio che si veda il bianco. Poi prendo una rosa di zucchero celeste che secondo me ci sta benissimo. La metto qui insieme alle foglioline verdi che con il marrone si sposano proprio alla perfezione. Poi Kinder Bueno e lo intingiamo in questo modo. Poi direi di mettere dei confetti azzurri, confetti colorati tipo Smarties e vado a metterli nella panna. E il nostro uovo di Pasqua ripieno è pronto per essere gustato.